Buongiorno a tutti voi e bentrovati con il TG del mattino di TRG con le notizie di oggi, giovedì 3 agosto 2023. Vediamo quali sono le principali news della giornata con i quotidiani dall'Umbria, con la Nazione in apertura si parla del PNRR perché le regioni sono in allarme, i cantieri si dicono a rischio. Lettera dei governatori al ministro Fitto, con i tagli si bloccano le opere, critiche anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, così la crescita rallenta. Ma tiene banco ancora la vicenda legata al reddito e scontro in aula. La ministra Calderone accusa: c'è chi soffia sul fuoco, mentre l'ex premier Conte commenta: siete voi i divanisti. In fotonotizia a Milano, la confessione dell'ex fidanzato con Sofia Castelli, la ventenne uccisa sabato scorso dal suo ex a Cologno Monzese, che raccontava alle amiche di avere paura. Per ucciderla ho cambiato coltello, queste sono le parole del 21enne marocchino che è accusato di aver ucciso la fidanzata. Emergono particolari agghiaccianti sull'omicidio della giovane avvenuta, come detto, a Cologno Monzese sabato scorso. E poi si ricorda in Italia con Mattarella e La Russa l'anniversario del 2 agosto e dunque la strage di Bologna, con il Presidente della Repubblica e quello del Senato che hanno ricordato la matrice neofascista della strage, mentre Meloni ha parlato di terrorismo con le opposizioni che sono quindi andate all'attacco, non ha nominato il fascismo. E poi invece in alto per la sanità, crisi da curare, a Carrara l'ospedale perde un altro pezzo, si parla dunque del polo ospedaliero toscano, mentre dall'Umbria le anticipazioni, una vicenda che arriva direttamente dalla Riviera purtroppo e che parla di cronaca, entra in acqua e annega davanti alla figlia, ma ne parleremo fra poco. Intanto, dicevamo proprio con le pagine della Nazione in apertura anche i tagli del PNRR con le regioni in rivolta, garantire subito cantieri e coperture. Queste sono le richieste messe per iscritto in una lettera che è stata inviata a Fitto dai governatori, preoccupati, si dicono, per i progetti che sono in fase esecutiva. Dissesto idrogeologico, l'ipotesi del piano sicurezza per l'Emilia-Romagna. Dunque scontro aperto tra i governatori e il ministro della coesione con delega al piano nazionale di ripresa e resilienza Raffaele Fitto. Il pomo della discordia è la cosiddetta rimodulazione delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza destinata a comuni e regioni, un taglio da 16 miliardi che non ha convinto del tutto neanche i presidenti delle regioni guidate dal centrodestra, che sono 15 in tutto. E oggi al Consiglio dei Ministri difficilmente si parlerà del PNRR dopo la relazione del ministro Fitto alla Camera, ma il dissenso per ora ha preso la forma solo di una missiva diretta proprio a Fitto con la richiesta di un incontro urgente per fare chiarezza proprio sui progetti usciti dal perimetro del PNRR. Le incertezze hanno suscitato, si legge, più di un dubbio anche nell'ufficio bilancio della Camera. Con il Messaggero invece in apertura reddito, effetto tagli, ritornano gli stagionali, albergatori e ristorazioni e ristoratori dicono che crescono le assunzioni al sud e nelle grandi città. La ministra Calderone: possono lavorare in Italia 112.000, la platea dei fragili è ampliabile. E poi da Roma, per gli alunni bulli, attività sociali, mense canile. Il caso di Latina, che è l'ultimo di una lunga serie, portano alle convenzioni tra scuole e strutture. Dunque, portare ad esempio piatti caldi in tavola alla mensa della Caritas, oppure aiutare il personale negli ospedali, nelle case di cura, nei canili, sono questi dunque i lavori socialmente utili che dovranno svolgere quei ragazzi che, sospesi dalle lezioni a causa della condotta, non dovranno più starsene a casa senza fare niente. I ragazzi non entreranno in classe per seguire le lezioni, ma come detto si dovranno dare da fare per aiutare il prossimo. E ancora nelle anticipazioni con il quotidiano il Messaggero: Perugina in Romagna muore annegata in vacanza davanti alla figlia. Una donna di 75 anni, di origini straniere ma residente da tempo a Perugia, che è morta ieri pomeriggio mentre stava facendo il bagno a Cattolica. Dare l'allarme è stata proprio la figlia, preoccupata di non vederla tornare. L'ipotesi principale è quella di un annegamento dovuto ad un malore improvviso. Ma prima di vedere le notizie dell'Umbria, diamo ancora uno sguardo alle notizie in primo piano anche con il Messaggero. La riforma del sussidio in apertura, reddito in 112.000 possono lavorare, e apertura sui fragili.
La ministra Calderone definisce la platea esatta dei cosiddetti attivabili, assegno di 350 euro già garantito da settembre per 40.000 nuclei e dunque il beneficio da 350 euro mensili a partire dal mese di settembre è già assicurato per circa 40.000 nuclei familiari che hanno perso il diritto al reddito di cittadinanza e fanno parte dei 112.000 potenzialmente attivabili per il lavoro. Così dunque ha fatto il punto la ministra Calderone in aula durante il question time, la disponibilità a estendere il bacino di chi rientrerà nel nuovo sostegno. Ha detto la ministra Calderoni, fa sì che non lasceremo indietro nessuno, ma intanto è allarme della UIL sul personale dei centri per l'impiego perché servono 8.000 dipendenti in più. Sono in totale 159.000 i nuclei con componenti in età da lavoro ritenuti occupabili, almeno in astratto. Di questi 112.000 risultano attivabili per il patto del lavoro previsto dallo stesso decreto di maggio. I restanti invece dovranno essere presi in carico per l'appunto dei servizi sociali, con la ministra che ha specificato che all'interno di questo bacino di 112.000 attivabili la percentuale di coloro che risultano già iscritti ad una delle misure di politiche attive già previste è del 35%. C'è l'intervista poi a Roberto Santori su questo aspetto, ovvero l'amministratore delegato di Challenger Network. I corsi di formazione ci sono per tutti, ma serve uno sprint dalle regioni. Secondo il presidente formazione di un'industria, infatti bisogna accelerare sul programma GOL legato al PNRR. E però ci sono anche i primi effetti sull'occupazione con lo stop al reddito, perché tornano gli stagionali in spiagge e ristoranti. Gli ex percettori infatti del sussidio cominciano a riversarsi sugli impieghi a tempo per l'estate. Secondo FIPE e Federturismo crescono le assunzioni al sud e nelle grandi città, camerieri, baristi, lavapiatti, bagnini, addetti alle pulizie, dopo aver perso il reddito di cittadinanza, diversi occupabili tra i membri di, come detto, quelle 159.000 unità finora coinvolte dallo stop, già si stanno riversando sui lavori stagionali alla ricerca della quadra per arrivare alla fine del mese. Dagli alberghi fanno sapere che si stanno vedendo gli ex percettori del reddito di cittadinanza, si stanno proponendo in strutture, soprattutto in regioni ad esempio come la Campania, la Puglia, la Sicilia in generale, spiegano da Federturismo, si tratta per lo più di persone che non hanno qualifica e specifica al lavoro, che possono tornare utili ad esempio per fare i lavapiatti in cucina, per pulire le zone comuni nelle strutture ricettive, insomma tutti quei profili che possono essere inseriti in corsa per le necessità stagionali, ma resta comunque il problema della manodopera che è ancora difficile da reperire per l'agricoltura in particolar modo perché gli immigrati non bastano. E c'è il caso anche della penisola sorrentina, dove in 1.000 hanno trovato subito un posto, grande ritorno di facchini, bagnini e camerieri, molte assunzioni anche tra gli extracomunitari. Si parla ancora di lavoro, però facendo riferimento al servizio civile, perché probabilmente verrà premiato, c'è un nuovo progetto per quanti svolgeranno questo servizio civile. Nei concorsi pubblici il 15% dei posti ai volontari, corsie preferenziali sono previste per l'assunzione in scuole, enti locali e aziende partecipate. Aumenta l'assegno degli operatori, 50 euro in più al mese rispetto al 2022. E dunque si legge con il Messaggero che è finalmente un paese che sembra guardare ai più giovani, anche al futuro, che dopo 50 anni rende il servizio civile un merito riconosciuto dallo Stato. Grazie al cosiddetto decreto PA, pubblica amministrazione, approvato nei giorni scorsi, il 15% dei posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale sarà riservato agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. A chiedere questa norma è stato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Un riconoscimento al valore e all'esperienza di chi ha prestato servizio come volontario, dedicandosi per un periodo di tempo alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico. Riguarderà, come detto, i concorsi per l'assunzione di personale non
non dirigenziali banditi per tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato. Quest'anno previsti 71.000 ragazzi per prestare assistenza, ma le domande, come noto, sono ormai da anni in calo, sono calate più nel dettaglio del 5,5%. E quindi anche per invogliare proprio i più giovani a prestare questo importante servizio verrà per l'appunto proposto questo premio al servizio civile universale. L'intervista anche al ministro Abodi, che dice: è un segnale per i giovani, chiediamo alle imprese di valutarli anche nelle assunzioni. Il ministro infatti ha commentato e ha detto: è giusto riconoscere il valore morale dei ragazzi e delle ragazze che si impegnano per la patria, dobbiamo creare anche delle strutture per lo sport nelle periferie, la salute degli italiani migliora e si riduce così la spesa sanitaria. Ma passiamo ora alle notizie che riguardano l'Umbria, siamo alle pagine della Nazione con il dorso regionale. In apertura a questo fatto di cronaca, di cui sentiremo fra pochissimo in un servizio, lavoratori sfruttati, scatta l'indagine. Nei guai finisce una cooperativa che ha gestito per anni il trasporto in ambulanza, sono stati sequestrati 10 milioni di euro. In fotonotizia invece strade, c'è un piano, il comune di Perugia annuncia il programma delle asfaltature con le cose fatte e la mappa di quelle ancora da fare. Contiamo di intervenire su altre 60 vie e quindi chiuderemo la consigliatura avendo investito circa 15 milioni di euro in questo settore, fanno sapere il sindaco Romizzi e l'assessore Numerini. Da Panicale, vandali sono stati denunciati, due minorenni rubano gli estintori e devastano i giardini pubblici. Da Città di Castello invece sorpassi folli e un ubriaca guida contromano, paura in strada, sono scattate due denunce. Con il Messaggero invece in apertura di nuovo la truffa delle ambulanze, sequestrati 12 mezzi della cooperativa First Aid. Aveva vinto un appalto nel 2019, il contratto con l'USL 1 parte lesa era di 650.000 euro, prestanome e lavoratori sfruttati. Tutte ferme, almeno da un punto di vista giudiziario, perché per fortuna dei dipendenti e dei malati le 12 ambulanze della cooperativa First Aid potranno ancora funzionare, ma sotto lo stretto controllo di un amministratore giudiziario. Questa è la conclusione di un'inchiesta iniziata nel 2018 dalla Guardia di Finanza di Pavia, è passata poi alle fiamme gialle del comando provinciale di Perugia, che ha scoperto questa maxi truffa delle ambulanze. Ieri mattina i finanzieri hanno dato esecuzione al sequestro di oltre 10 milioni di euro tra mezzi, terreni e fabbricati nei confronti della cooperativa. A Perugia i finanzieri hanno sequestrato 12 ambulanze, ma sentiamo proprio tutti i dettagli di questo fatto nel servizio a cura di Carlo Stocchi. Sigilli su bene per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di automezzi, terreni e fabbricati di una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari. Congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 200.000 euro. Questi i risultati delle attività svolte dalle fiamme gialle di Pescara in diverse aree del territorio nazionale, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo Adriatico su richiesta della locale Procura della Repubblica. I sequestri arrivano al termine di una lunga e complessa inchiesta sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti e osservazioni. Dalle indagini, infatti, è emerso che diverse gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza, svolti in Abruzzo, Lombardie, Marche, Campania, Lazio, Sicilia e anche Umbria, sono state turbate dalla cooperativa tramite fraudolente da anomali ribassi di prezzi, garantiti non solo dallo sfruttamento di lavoratori costretti a turni massacranti, senza ferie né contributi straordinari e retribuiti sotto i minimi previsti dai vari contratti nazionali, ma anche dal marcato rispetto delle condizioni di contratto stipulato con la stazione appaltante. Il servizio di soccorso è stato fornito, infatti, con un numero di ambulanze inferiore a quanto contrattualmente previsto, con pochi mezzi, tra l'altro mai sanificati dopo il loro utilizzo durante la pandemia, per l'assenza e la mancata previsione di sedi idonee. Per poter partecipare ai bandi, la cooperativa, che opera su tutto il territorio nazionale con 11 unità locali, ha fatto ricorso ad un prestanome, in modo da occultare l'effettiva gestione e direzione aziendale di uno degli indagati, già condannato in via definitiva nel 2017 per turbativa d'asta, evitando così l'esclusione dalle gare.
Tra i reati contestati anche l'associazione a delinquere. Gli indagati infatti avrebbero escogitato questa architettura criminale accordandosi preventivamente anche sulle piazze da spartirsi e sui ruoli da ricoprire. L'attività svolta dalla cooperativa non verrà comunque interrotta. Il GIP del Tribunale di Pescara, per evitare ingiusti licenziamenti, ha incaricato un amministratore giudiziario per la gestione e la continuazione del servizio sanitario, a tutela dell'economia legale e della salute pubblica. Torniamo al dorso regionale del Messaggero, dove in apertura si parla ancora una volta dello stupro in piscina, presumibilmente accaduto a Ponte San Giovanni, la verità dai telefonini, indagini sugli smartphone dei due indagati. Sono iniziati ieri con la consulenza del tecnico informatico Andrea Tomassini su delega del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini le copie forensi degli smartphone dei due giovani che sono indagati per la violenza sessuale di gruppo avvenuta in piscina Ponte San Giovanni ai danni di due ragazze poco più che ventenni di Fabriano. Sempre da Perugia la notizia che però fa riferimento alla città di Cattolica, muore annegata in vacanza sotto gli occhi della figlia, un dramma consumato proprio sotto lo sguardo di questa ragazza e dei soccorritori che hanno cercato di rianimare questa donna di 75 anni di origini straniere ma residente a Perugia ormai da tempo, che ieri è morta in mare per un annegamento nell'Adriatico che bagna la spiaggia di Cattolica. L'allarme, come detto, è stato lanciato proprio dalla figlia, che si era spaventata per il fatto che non riusciva a rivedere la madre, l'aveva persa di vista ed era passato del tempo. Immediatamente si sono attivate le ricerche in mare da parte dei bagnini, che poi l'hanno trovata in prossimità degli scogli. Qualsiasi manovra di rianimarla purtroppo è stata inutile. L'ipotesi è che la donna sia morta per annegamento dopo essere stata colta da un malore improvviso. Ancora con il Messaggero, condannato per il drone mai usato, tra gli altri titoli, Corte dei Conti, la procura ipotizzò danno da 200.000 euro, paga solo Ganapini. Si chiamava Galileo, era questo drone acquatico acquistato dall'ARPA per monitorare lo stato delle acque di Trasimeno e di Piediluco. Di Galileo restano tracce nel parcheggio dell'ARPA, era diventato un monumento allo spreco, tanto da finire in un'inchiesta della Corte dei Conti. La procura aveva chiesto una condanna a oltre 200.000 euro per i vertici dell'ARPA. All'epoca dei fatti Giancarlo Marchetti, Walter Ganapini, Adriano Rossi e Nadia Geranio, responsabili, secondo la Finanza, che avevano svolto l'indagine del non utilizzo del drone. Alla fine, come detto, condannato a pagare solo Ganapini. Da Perugia invece ci sono 3 milioni di euro, rush finale contro le buche, la prima volta del super asfalto. Con il Corriere dell'Umbria invece 1.000 euro in più agli ex politici, dunque aumentano gli importi mensili dei vitalizi dei consiglieri regionali delle passate legislature. C'è l'inchiesta del Corriere a riguardo, frutto della rivalutazione al 100% dei vitalizi in base all'inflazione, succede agli ex consiglieri regionali dell'Umbria, ma lo vedremo fra poco. Perugia, blitz anti-alcol dei carabinieri, sono state 15 le multe effettuate dai militari nei controlli anti-movida nel capoluogo perugino. Sempre da Panicale, in realtà, ragazzi terribili imbrattano i giardini con gli estintori, danni all'area verde di Tavernelle, mentre a Terni l'ACI commenta: il tutor non basta per la sicurezza stradale, interviene il presidente Campi e il direttore del Prete. A Spoleto invece Morgnano, addio all'ultimo minatore, si salvò dall'esplosione del pozzo, era sopravvissuto alla strage che vide morire ben 23 minatori e che a distanza di tempo continua ad essere una profonda ferita per la comunità spoletina. Se n'è andato Benigno Fabbri. Torniamo alle pagine della Nazione per guardare un po' più nel dettaglio tutte le notizie del giorno, i fatti della cronaca in apertura, la mala movida a Perugia con i controlli a tappeto, il centro storico che è passato al setaccio, 145 le persone identificate, 100 i veicoli fermati, sono state ritirate 3 patenti. Ancora una volta la notizia di Cattolica, muore mentre fa il bagno, tragica fine di una 75enne, inutili per lei purtroppo sono stati i soccorsi.
Mancato utilizzo del drone Galileo anche con la Nazione, nessuna responsabilità, la Corte dei Conti ha deciso, solo uno degli indagati è chiamato a risarcire, come detto, le spese di manutenzione. A Ponte San Giovanni aveva un tasso alcolemico 5 volte sopra la norma, ha provocato un incidente ed è finito dei guai, un uomo di 48 anni, mentre a Fontiveggia hanno rubato profumi per oltre 600 euro di valore, il nucleo denuncia un uomo e una donna, lui 41 anni senza fissa dimora, lei 43 anni, italiana. Ora per lo stupro invece dopo la festa da Ponte San Giovanni, tecnici come detto cercano la foto trofeo nei telefonini, stanno passando al setaccio proprio le chat e le immagini dei cellulari dei due indagati in questo stupro di gruppo. La notizia che abbiamo sentito in apertura è il trasporto in ambulanza, ci sono le indagini su una cooperativa che ha gestito il servizio anche in Umbria per la USL 1, nel mirino della finanza anche le condizioni dei lavoratori che si dicevano sfruttati e il mancato rispetto dei contratti. Sono stati, come detto, sequestrati 10 milioni di euro. E poi l'inchiesta di Sogepu invece da Città di Castello, con la Guardia di Finanza che va di nuovo a Cerbara, le Fiamme Gialle acquisiscono altri documenti e dunque sono tornati nella sede di Cerbara per acquisire altra documentazione nell'ambito dell'inchiesta che da mesi viene portata avanti dalla Procura di Perugia. Gli uomini della finanza avrebbero acquisito ulteriore documentazione per approfondire gli accertamenti. Al centro delle indagini ci sono i contratti di consulenza e le fatture di Sogepu ed Ecocave nella fase di unione delle due società per la gara d'ambito della gestione rifiuti per la Sogeco. Tra i nodi da sciogliere con il quotidiano l'SOS Famiglie in difficoltà, si specula sui poveri, l'ombra della malavita, lo dice Petruzzi di Federconsumatori, tanti sono i casi di umbri, ha detto, indebitati, che sono finiti nella morsa degli strozzini o di società che lucrano sulla situazione di indigenza. E Petruzzi dunque lancia un allarme su questa problematica, ovvero non solo delle famiglie sempre più in difficoltà, delle famiglie sempre più indigenti, ma anche per il fatto che si indebitano e hanno a che fare con speculazioni malavitose. In questi giorni, ha detto Petruzzi, abbiamo assistito 5 nuclei familiari, gente disperata, senza più soldi e senza una casa. Situazione mutui, tassi fissi e variabili, impennate ingiustificate, un vero salasso, a dirlo invece è l'Osservatorio Nazionale sempre di Federconsumatori, ma si parla anche di sanità con la Presidente dell'Umbria, Tesei, che fa il punto sulle liste d'attesa, che dice si sono ridotte drasticamente. Entro 6 mesi è necessario riportare in equilibrio il sistema fornendo tutte le prestazioni nei termini previsti. Il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti, ha detto ancora Tesei, ha raggiunto un valore superiore al 90%. Da Perugia il piano strade, asfalto risanato e sicuro, con il sindaco Romizzi e l'assessore Numerini che, come detto, hanno illustrato i lavori fatti ma anche quelli futuri. In 10 anni, hanno detto, siamo intervenuti su 200 tratti, via ai nuovi cantieri per 3 milioni di euro. Berri Collebò, da Perugia il torrefattore a rischio, l'ira dei sindacati, è stato proclamato lo sciopero, un'altra tegola sull'economia umbra, l'intenzione di interrompere le attività del torrefattore di San Sisto, uno degli stabilimenti in cui viene mantenuta la caratteristica di una filiera corta che parte dalla materia prima e arriva alla trasformazione del cioccolato. La fede e il viaggio, invece, sotto i riflettori anche l'evento in Portogallo con l'abbraccio di Papa Francesco e i giovani umbri che sono partiti proprio alla volta di Lisbona, perché è entrata nel vivo l'esperienza della GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù. Oltre 1000 ragazzi oggi saranno accolti dal Pontefice. Un'esperienza totalizzante, ha detto Don Marcello Cruciani, che è il delegato regionale della pastorale giovanile delle chiese umbre, che accompagna i ragazzi nel pellegrinaggio. Con il Messaggero invece in primo piano il riparto fondi per la sanità, la regione ottiene un tavolo, al tavolo 35 milioni in più, sono assegnati all'Umbria oltre 1,7 miliardi, per le liste d'attesa ci sono altri 6 mesi per smaltirle e dunque per fare centro. La truffa delle ambulanze di cui abbiamo parlato nel servizio, con il maxi sequestro a Perugia, ma si parla
parla anche dell'esercito che arriva contro la solitudine degli anziani. Ci sono 2.000 volontari pronti ad assistere chi rimane solo a casa, con il presidente Mariotti che commenta: vanno coinvolti anche i giovani, a volte basta anche una telefonata per tenere compagnia alle persone. Per quanto riguarda i numeri, sono 185.000 gli anziani over 65 in Umbria per i quali è scattata l'assistenza, 2.000 invece i volontari impegnati nella campagna estiva di assistenza alle persone anziane, 5.000 gli iscritti all'AUSER, che è l'associazione di volontari che assistono gli anziani. Con il Corriere dell'Umbria invece, in apertura dicevamo dell'inchiesta del quotidiano, vitalizi in crescita mentre le pensioni subiscono il taglio della rivalutazione, una media di 1.000 euro a testa in più in 4 anni e mezzo per gli ex consiglieri regionali grazie alla norma dell'adeguamento al 100% rispetto all'inflazione. Pesa questo aumento il 25% sul bilancio dell'Assemblea legislativa, è una norma prevista dalla conferenza fra Stato ed enti territoriali. Con i vitalizi degli ex consiglieri regionali nel dettaglio, c'è chi supera i 6.000 euro di emolumento mensile, ma si parla però più in generale in Umbria anche della rivalutazione delle pensioni. A fare il punto è proprio la UIL Umbria, abbiamo intervistato con Carlo Stocchi una delle responsabili che parla per l'appunto di questo problema del taglio delle pensioni, sentiamo di più nel servizio. La UIL Pensionati dell'Umbria, su iniziativa della UIL Pensionati Nazionale e in accordo con la UIL Confederale, ha lanciato una causa pilota contro il taglio della rivalutazione delle pensioni. Si tratta in pratica di un provvedimento che riguarda il taglio della rivalutazione delle pensioni di importo superiore 4 volte al trattamento minimo dell'INPS, vale a dire oltre 2.100 euro mensili lordi, come dispone la legge di bilancio del 2023. Si tratta di 5 cause pilote che chiaramente in accordo con la UIL Pensionati Nazionale, in accordo con la UIL stiamo portando avanti sul territorio nazionale e adesso inizieremo anche qui in Umbria, perché riteniamo che sia profondamente ingiusta una norma contenuta nella legge di bilancio 2023 che prevede un taglio della rivalutazione delle pensioni al di sopra di 4 volte il trattamento minimo, cioè parliamo di pensioni lorde mensili pari a 2.100 euro. La riteniamo ingiusta perché ancora una volta si vanno a chiedere sacrifici ai pensionati e alle pensionate e chiaramente la pensione non è un regalo che lo Stato fa, la pensione in primo luogo è sicuramente frutto di sacrifici, di contributi versati e di anni di lavoro. Un taglio che a volte può risultare anche molto importante su una pensione di medio livello. Abbiamo fatto dei calcoli e si parla di percentuali di tagli che vanno dal 15 al 68%. Consideri che una pensione netta di 2.500 euro nel solo 2023 perderebbe 1.500 euro, che è sicuramente una perdita notevole in un momento in cui chiaramente c'è un aumento dell'inflazione notevole e del costo della vita. Mi lasci comunque dire che ciò non toglie che stiamo facendo delle battaglie anche per le pensioni molto più basse, abbiamo chiesto un ampliamento della 14ª e soprattutto chiediamo da molti anni ci sia una riduzione notevole delle tasse. Non solo, perché la UIL Pensionati, in un quadro in cui gli over 65 sono cresciuti di oltre il 3% con un indice di vecchiaia della popolazione che è cresciuto intorno al 40%, si fa portavoce anche di altre istanze proprio di questa categoria particolare. Il fronte adesso più importante è quello della sanità. Come abbiamo avuto modo di dire, non lo diciamo per una scelta ideologica, lo diciamo perché quotidianamente nei nostri uffici ravvisiamo questo problema. La sanità per noi, per la UIL Pensionati e la UIL, sta scivolando verso oramai una privatizzazione. Attendiamo risposte dalla Regione sulle risorse, sugli investimenti, sul personale e sul modello organizzativo, e sicuramente per il futuro non saremo più a guardare chissà quali annunci magari sulle liste d'attesa che poi sono stati dei traguardi che non sono stati raggiunti.
Ancora le notizie dall'Umbria con il Corriere, mutui, famiglie umbre più penalizzate, incremento dei tassi maggiore che nel resto d'Italia. Per Simonetti Di Fabi è un altro effetto della desertificazione bancaria. Nelle regioni del centro la variazione più consistente ha uno spread di 251 punti. Cambiando argomento, Afor assume 93 operai, è già aperto il bando per le candidature, c'è tempo fino al 9 di agosto, la Agenzia Forestale Regionale dunque assume operai forestali specializzati in tutto il territorio regionale. Nel dettaglio saranno assegnati 5 posti per i cantieri forestali della sede di Perugia, 20 per quelli di Città di Castello, 10 a Gubbio, 13 a Spoleto, 5 a Valtopina, 5 a Norcia, 14 per i cantieri forestali di Terni, 14 anche per Orvieto e 7 infine per Guardea. Deboli segnali di ripresa per il comparto del gioco, sono 69 le imprese e 109 gli addetti, 7 in più nel giro di un anno. L'indagine evidenzia le difficoltà che ancora persistono rispetto al periodo della pandemia per quanto riguarda le imprese nel settore giochi attive nel 2022 in Umbria. Ma vediamo anche nel dettaglio anche alcune delle notizie sui vari siti di informazione online. Questa è Umbria 24, in apertura il fatto di cronaca che abbiamo letto su tutti i giornali, ambulanze, cooperative sotto inchiesta, sequestri per 10 milioni di euro, contestata l'associazione per delinquere agli indagati, avrebbero turbato le gare con ribassi anomali scaricati su lavoratori e sul servizio. Su Perugia Today invece la tragedia in vacanza cattolica dove una turista di Perugia è annegata tra gli scogli, la donna si era avventurata in acqua per fare il bagno, il medico però purtroppo non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso della signora di 75 anni. Su tuttooggi.info invece si parla delle liste d'attesa della sanità, l'obiettivo è quello dell'azzeramento che per ora non è stato raggiunto, ma è necessario continuare su questa strada, è stato detto dalla governatrice Tesei che ha detto ci sono 6 mesi per poter fare centro. Con Notizia Diretta ci addentriamo un po' più nei territori, siamo a Montone, una città, un borgo che rende omaggio a Luca Signorelli con una mostra, una serie di convegni che inizieranno a partire dal 5 agosto, proseguiranno fino a gennaio alcuni, vista anche la mostra del fotografo Paolo Ippoliti. Su Gualdo News invece siamo proprio a Gualdo Tadino dove questa sera ci sarà la 25esima edizione di Miss Rocchetta Bellezza Umbria alla presenza di Miss Italia. Su TRG Media invece in apertura si parla di sport con il Perugia Calcio, è attesa per oggi la sentenza sul caso della riammissione in Serie B da parte del TAR del Lazio. Oggi dunque giornata fatidica proprio per il Grifo, ma vediamo più nel dettaglio ora tutte le notizie dai vari territori e città dell'Umbria. Da Perugia con la Nazione, la polizia in azione, abusivi e spaccio, denunciato un gambiano che è stato trovato all'interno di un garage, era irregolare sul territorio nazionale. Le borse di studio dell'AUCC sotto i riflettori dell'Associazione Umbra contro il cancro, la ricerca è vita con il presidente Caforio che ha detto servono fondi per garantire l'assistenza oncologica. A San Sisto l'appuntamento con la fiera rionale è stata anticipata, data prevista il 20 agosto con apertura alle 8, concerti del tramonto, notte di mezza estate a Monteripido, la magia della musica con l'ultimo appuntamento con i concerti a cura di Umbria Ensemble. C'è stato il sopralluogo del comune al centro di salute mentale Bellocchio, strutture vecchie, restyling necessario è stato detto ma la burocrazia rallenta gli interventi. E poi dallo Junior Tennis, serata e concerto con Nick Wennau rimandati al 9 di agosto a causa delle avverse condizioni meteo che sono previste per i prossimi giorni. A Panicale devastano il parco con gli estintori, sono stati denunciati 2 minori. A Castiglione del Lago la richiesta della consigliera regionale Simona Meloni con l'interrogazione in regione in cui ha evidenziato la necessità di potenziare l'ospedale. E poi invece da Assisi cinghiali da abbattere a Bufera, non si può sparare sotto le case. A Viole di Assisi gli animali sono troppi ma la Lega contesta, il 12 agosto è prevista una battuta pericolosa. A Bastia invece
invece Chiara e Francesco sono campioni in regione. Ha incontrato la presidente dell'Umbria Donatella Tesei, campioni paralimpici Chiara Andidero, medaglia d'oro nei 200 metri farfalla ai ricerti mondiali di Vichy in Francia, e il tennista Francesco Felici, che è il numero 2 al mondo juniores nel tennis in carrozzina reduce dei successi nei tornei di Nizza e di Bruxelles. A Todi invece Parco degli Olivi alla Consolazione sono stati consegnati i lavori, un importante intervento per l'arredo cittadino e il verde pubblico Tuderte. Andiamo a Gubbio, dove Piazza Grande è off limits e dunque il torneo dei quartieri si disputerà a San Pietro. I lavori nel cuore della città fanno spostare gli eventi in sedi alternative. Oltre al torneo dei quartieri, anche il DocFest, che ha scelto il Teatro Romano, deve verificare gli spazi per il pubblico. Intanto il cantiere di Piazza Grande da oltre 3 mesi è oggetto di lavori necessari di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione stradale. Sempre da Gubbio però anche la Contessa è interessata dai lavori di ripristino strutturale e consolidamento di viadotto e galleria da parte di ANAS. C'è però il problema, il disagio della viabilità alternativa, su cui interviene anche la Lega in pressing sulla regione. I residenti e commercianti, dicono gli esponenti nel Carroccio, sono nel giusto, la vecchia Contessa va messa con semaforo a doppio senso di marcia e non con il senso di marcia unico che c'è attualmente in direzione San Bartolomeo. A Gualdo Tadino invece col biglietto da 20 euro ne porta a casa 10.000, successo alla tabaccheria Portanova. A Gubbio, ustionato dal barbecue, è grave un anziano di 90 anni che è stato ricoverato a Pisa. Le sue condizioni, pur nella gravità della situazione, sono stabili, appena le sue condizioni lo consentiranno verrà operato proprio nell'ospedale toscano. Sul Cucco invece è stato salvato un turista che si era disperso in una zona impervia. L'allarme è stato lanciato dal geolocalizzatore l'uomo aveva. E poi è entrato in aiuto anche il SASU, il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, che è stato raggiunto proprio da altre squadre per recuperare l'uomo. A Città di Castello invece la cronaca, in apertura i sorpassi folli e gli ubriachi contromano, terrore in strada, scattano dunque 2 denunce. Un uomo senza patente semina il panico in Viale Europa, una donna invece viaggia in senso contrario e si rifiuta poi di sottoporsi all'alcol test. Continua il successo di CDC Cinema, sempre dalla città di Fernate, grande pubblico e ghiaccio vince il concorso. Insulti razzisti e botte alla vicina, nei guai una tifernate di 47 anni che pretendeva anche di vedere i documenti delle persone che entravano in casa della sua vicina, una ragazza di origini marocchine, poi offese persino a botte con bastonate. Per questo questa donna italiana di 47 anni è stata denunciata dalla polizia di Città di Castello. Ad Umbertide invece il comune approva il bilancio. A Foligno, studiare il ciclo dell'acqua, il comune approva lo schema di convenzione, accordo con l'Ocera Umbra e l'Università di Varese per ottenere e valutare la vulnerabilità del territorio agli effetti del cambiamento climatico. A Spoleto invece purtroppo la povertà è in aumento, Caritas in 4 mesi sono stati offerti 5.600 pasti. Si allontana dalla comunità, un ragazzino è stato rintracciato a Foligno e si è allontanato da una comunità di Pesaro. A Spoleto c'è tempo fino al 20 agosto per le iscrizioni al servizio mensa e poi sempre da Spoleto l'addio all'ultimo minatore, a Benigno Fabbi, che si è spento all'età di 95 anni. Era stato anche protagonista con il pronipote Mattia di un progetto fotografico che raccontava proprio la miniera di Spoleto. A Terni invece il presidente delle Fere commenta: siamo un po' in ritardo ma la Ternana lotterà. La prima uscita istituzionale di Nicola Guida, che incontra il questore per la sicurezza dei liberati. Sullo stadio di ora ci sono in realtà altre priorità. Per il nuovo ospedale 2 ipotesi sul campo, la regione dice puntiamo sulla tempestività. Per la strage di Bologna una delegazione, ha ricordato Sergio Secci proprio da Terni. E poi controlli in via Campo Fregoso, sono stati denunciati delle persone per droga.
il reddito, no il lavoro. Questa è la proposta invece del sindaco Stefano Bandecchi, che è intervenuto proprio sulla vicenda legata al reddito di cittadinanza. Ad Orvieto invece trasferisca il denaro su questo conto, ma il truffatore viene denunciato. La vittima prima versa 3.400 euro, poi chiede aiuto alla polizia, che identifica l'autore del raggiro. Sempre ad Orvieto, Alessandro Leone, il nuovo dirigente della Polizia Municipale. C'è il campus per bambini con disabilità e c'è anche una raccolta fondi per sostenerlo, e poi invece da Terni ha raggiunto l'80% della raccolta differenziata. Vediamo le notizie con il Messaggero. A Perugia 3 milioni contro le buche in 58 strade, e di nuovo le borse di studio dell'AUCC ai ricercatori che combattono ogni giorno contro il cancro. Movida, guerra ai balordi lungo i vicoli del centro. Dopo l'ultimo fine settimana movimentato, arrivano controlli in ogni weekend con i carabinieri che in poche ore hanno controllato 150 persone e ritirato anche delle patenti. Stupro in piscina, aperti i telefoni degli indagati, ora è caccia a foto e video. E poi la lotta agli abusi, parco pubblico sfregiato, sono stati denunciati due minori, sempre a Perugia. A Gubbio invece causa al comune per diventare dirigente, alta tensione, la responsabile della municipale va dal giudice per farsi riconoscere il livello superiore, è stato chiesto il nuovo inquadramento e gli arretrati. Dal 2010 in tanti anni il nodo mai risolto da alcun sindaco. A Bastia per i vigili ci sono gli scooter più facili per i controlli lungo i vicoli. A Città di Castello il canile lo gestirà l'EMPA, lo ha annunciato il sindaco Secondi durante il question time ad un'interrogazione proposta dal consigliere di minoranza Andrea Lignani Marchesani. Sempre a Città di Castello, vicina da incubo, Revale presa per il collo e picchiata, è stata denunciata una 47enne. A Todi c'è l'accordo tra ETAB e Comune per realizzare un parco urbano, mentre a Gualdotadino si dà l'addio alle fioriere. Per gestire la zona traffico limitato arrivano i semafori. Andiamo a Foligno, dove per le frecce tricolori cambia la viabilità per l'aeroporto. Sia sabato che in particolare domenica entrano in vigore modifiche e restrizioni con la mappa dei cambiamenti e quella delle direzioni alternative della sosta. A Bevagna, con Andar per Gaite, la città si tuffa nell'estate del Medioevo. Si era allontanato da una comunità di Pesaro, siamo di nuovo a Foligno, la polizia lo trova in città. A Spoleto invece il turismo non basta, occorre creare lavoro, sono le parole del rappresentante di Confcommercio Barbanera, che chiede di poter attrarre investimenti. Come detto, è scomparso il testimonial delle miniere di Morgnano di Spoleto, mentre al Bosco di Monteluco ci sono lezioni di strada, letture spaziali. Questo pomeriggio alle 18.30 è previsto l'incontro con lo scrittore Lorenzo Pavolini. Per la mensa scolastica c'è il modo per iscriversi, domenica 20 agosto scade però il termine per aderire al servizio, sarà previsto anche l'utilizzo dello SPID. Da Terni invece ospedale Project Addio, si torna indietro di due anni con la regione che scarica il progetto presentato, ma resta aperta a proposte pubblico-private. Palazzo Donini esce allo scoperto, adotteremo la soluzione più veloce. Per i controlli la polizia entra in casa, buttano la droga dalla finestra in un calzino, ma sono stati comunque recuperati 19 grammi di eroina, fermati due nigeriani, uno dei quali era già stato bloccato per spaccio. Dal giudice di pace compariranno due Novax per aver accusati di aver offeso l'onore e il decoro del presidente dell'Ordine dei Medici Giuseppe Donzelli. A Terni il caro benzina, che però non sfora la media, e c'è la mappa dei prezzi dove si risparmia e dove si spende di più. Versa i soldi nel conto corrente del truffatore, un quarantenne, come detto, è stato ingannato da un finto operatore di una banca online e ha chiamato la polizia. Quando il germanico spuntò dalla terra, Amelia e il suo amore lungo 60 anni festeggia più di mezzo secolo dal ritrovamento della statua bronzi, anche se gli eventi per celebrare questo importante anniversario sono stati spostati nel mese di settembre. A Narni invece Mastrandrea è il colpo di fulmine per la città. Ci ho comprato casa, così ha dichiarato l'attore romano, che lo ha raccontato durante la serata della rassegna dedicata al cinema restaurato, che è andata proprio in scena a Narni. A Piediluco invece è atteso un weekend di iniziative e di musica con
la 32esima edizione del Piediluco Festival. Vediamo anche le notizie con il Corriere dell'Umbria. Ripartiamo da Perugia più nel dettaglio, dove si parla di nuovo della vicenda legata al fatto delle ambulanze, di questa truffa ai danni proprio anche dei lavoratori che si dicevano sfruttati. Ma vediamo più nel dettaglio, si parla anche dello sprint sul piano strade. Ci sono gli ultimi 10 chilometri, come detto, tra la fine del 2023 e 2024, cantieri per 3 milioni divisi in 3 lotti. E poi in primo piano anche i controlli anti-alcol, le 15 multe e il bilancio dunque dell'attività delle forze dell'ordine nel fine settimana. Ubriaco al volante provoca un incidente, per il 48enne è scattata una denuncia mentre il suo mezzo è stato sequestrato. Il centro salute mentale presenta numerose criticità, a dirlo è Bellocchio che ha fatto il punto in un sopralluogo sulla struttura. La scala esterna attualmente, ha detto, è inagibile. Il torrefattore chiude, c'è lo sciopero dei lavoratori, anche questa notizia l'abbiamo letta un po' su tutti i giornali, previsto anche un presidio davanti allo stabilimento a San Sisto. Fabio Fazio invece a Perugia per visitare la mostra Nero Perugino Burri, a Palazzo Baldeschi le opere dei due artisti umbri, con il giornalista che però ieri ha visitato anche la città di Gubbio. Invece da Panicale c'è di nuovo questo fatto di cronaca in apertura: rubano estintori e imbrattano i giardini, denunciati due minorenni. A Castiglione del Lago Meloni del PD è in campo sul futuro dell'ospedale in consiglio regionale, dice basta con le promesse, chiede il potenziamento dell'ospedale. A Tuoro, Ferragosto, Torreggiano riaffiora il passato, mentre a Castiglione del Lago volare senza limiti si può all'aeroporto Eleuteri. Sabato dalle 9.30 alcuni ultraleggeri saranno a disposizione di ragazzi con disabilità per una giornata ricca di emozioni. Ad Assisi, perdono, tradizione sempre viva, si è conclusa la 2 giorni di celebrazioni per ricordare l'indulgenza plenaria nelle chiese di tutto il mondo. Intanto le stelle del tango illumineranno la Rocca, danza protagonista domani con i ballerini Peronne e Kinnunen, direttamente da Rai 1. Da Assisi ancora, tutti con la testa all'insù per vedere il cielo, è stato presentato il programma degli eventi estivi del gruppo Astrofili del Monte Subasio. A Ospedalicchio invece di Bassia Umbra, troppi rischi, una strada è stata vietata ai mezzi pesanti. A Todi nasce il parco urbano degli Ulivi, al via il recupero della zona di un ettaro adiacente alla Consolazione. Sempre a Todi, amici dell'orto, cinema e testimonianze raccontano al pubblico la bellezza della famiglia. Aperto invece il cantiere sulla frana della strada Ciro Alvi per quanto riguarda le opere pubbliche. A Marsciano per le elezioni Capoccia in corsa come sindaco, la candidatura arriva da Democrazia Territorio, è la persona ideale fuori da liste e partiti. A Città di Castello di nuovo gli appalti truccati per le ambulanze che hanno coinvolto diverse città dell'Umbria, anche la città di Fernate. E poi si parla dei fatti di cronaca di cui abbiamo già letto, ma anche del canile di Lerchi che è stato affidato all'EMPA. La struttura comprensoriale e l'oasi felina saranno gestite dall'associazione per i prossimi 3 anni. Per il Festival delle Nazioni i biglietti sono disponibili in Viale Marconi. CDC Cinema continua a mietere successi, il pubblico è il vero protagonista della rassegna. Saltando la pagina toscana ci spostiamo su Umbertide, dove si parla di salvaguardia equilibri di bilancio approvata con il voto di corrente, assist dall'opposizione con l'assessore Villarini, spese post sisma quasi tutte rimborsate. A San Giustino invece il jazz torna protagonista con Experimenta a Villa Magherini Graziani. Di nuovo ad Umbertide, proiezioni e libri a piattaforma live, dove si moltiplicano gli appuntamenti culturali. A Monte Santa Maria Tiberina invece al via la 29esima sagra della porchetta e dei fagioli con le cotiche. A Gubbio vandalizzazione nei parcheggi, auto rigate, finestrini spaccati. Negli spazi sotto la funivia una macchina abbandonata è diventata tavolo per bivacchi. E poi si parla di questa rissa in corso Garibaldi che è accaduta negli scorsi giorni. C'è in corso anche l'indagine dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. È stato identificato un 35enne che è rimasto ferito al volto. Sempre dalla città di Pietra, Giovanni Mengoni presenta al MUAM le sue ceramiche per l'avvenire. Domani l'inaugurazione della mostra alle ore 18. A Cosacciaro un escursionista è stato salvato sul Monte Cucco anche dal SASU. A Gualdo Tadino si parla della ZTL, come detto cambiano gli orari e i cartelli luminosi per l'accesso al centro storico. A Nocera Umbra invece la manutenzione per 180.000 euro al palazzetto dello sport. A Foligno chiusi 30 negozi in un anno. Allarme rosso per le attività commerciali della città, con il
presidente di Eptacoff Commercio Aldo Amoni, che dice: soffre il centro e servono nuove iniziative. Acquista tablet e telefonino rubati nei guai un 38enne per ricettazione. Gli apparecchi erano in vendita sul web, erano spariti da un supermercato. Le bollette invece saranno più leggere a Foligno per gli anziani. Sono stati definiti i criteri della giunta per ottenere i rimborsi per l'anno corrente relativi alle utenze domestiche. Porta Sole Staffa Festa in onore di Paolo Margasini, sempre a Foligno, 30 anni dopo l'indimenticabile trionfo ad Ascoli. Note popolari stasera con il duo Equinox. L'appuntamento è alla Corte di Palazzo Trincia alle 21.15. Lo spettacolo è gratuito. E poi la musica underground invece nel cuore della Valle del Menotre. Tutto pronto per il tradizionale Holidays Festival di Scopoli. A Spoleto, Sisti, sentenza sul piano regolatore, allo studio impatti su variante e tributi. Il sindaco spiega come gli uffici stiano lavorando ad un'informativa per valutare le ricadute sul PRG e le entrate dell'IMU. C'è l'incontro dell'associazione Parenzi per prevenire truffe e furti sempre a Spoleto. Intanto andrà in onda un programma dedicato al Due Mondi su Rai 5, il documentario sul festival. E da Spoleto Puletti scrive al ministro Nordio: nelle carceri la situazione è insostenibile, così il consigliere regionale della Lega, che si rivolge per l'appunto al ministro della giustizia. Di nuovo l'addio anche con il Corriere dell'Umbria a Beniamino Fabbi da Spoleto, morto a 95 anni, l'ultimo minatore di Morgnano. A Norcia invece l'accesso vietato alla zona di rafting. C'è l'esposto a Ministero e Demanio, tre centri di navigazione contestano la decisione di un privato. A Castel Ritaldi scontro tra automobile e moto, è grave un centauro con questo spoletino di 39 anni che ha riportato vari traumi e contusioni. Andando invece a Terni si parla del via libera al lavoro di cittadinanza e il sindaco, in polemica con il governo, lancia una nuova forma di sostegno per chi si trova in difficoltà. È stata ricordata a Terni la strage di Bologna nell'anniversario, mentre Bandecchi commenta anche elettricità gratuita e sconti per le aziende. Dopo l'atto di indirizzo in consiglio, il primo cittadino ha parlato delle compensazioni legate alla presenza delle centrali sul territorio. Per il nuovo ospedale c'è l'ok dalla regione, due le ipotesi allo studio, un altro project financing, un finanziamento sostenuto per intero da fondi pubblici. Novax, come detto, sono stati citati a giudizio per il reato di diffamazione. E poi questo fatto di cronaca: droga nascosta nel calzino lanciato in strada dalla finestra, che comunque è stata recuperata e per il giovane è scattata la denuncia. A Terni il tutor non basta a risolvere i problemi di sicurezza stradale, fa discutere il nuovo dispositivo di controllo della velocità con il presidente di ACI Umbria Campi, che dice però è utile soprattutto di notte. Lo stadio non è nuovo, ma per ora va bene così com'è. Sono queste le parole del neopresidente della Ternana Guida, che ha incontrato il questore Failla e ha parlato anche della squadra che è in ritiro a Cascia. Ancora da Terni, orti sociali, nonni e nipoti che sono uniti dalla stessa passione. Gli appezzamenti di terreno di 90 metri quadrati si trovano in strada di Colle Scipoli tra Cospea e Via Narni. Le verdure di stagione, si legge, sono coltivate secondo i metodi tradizionali, ma non possono essere messe in vendita. Peppi Gio canta l'antipolitica, l'artista di Polino torna con un video sui social all'insegna del rap e dell'ironia. A Narni grande successo per Narnia Festival, una manifestazione da record, un mese di eventi per la 12ª edizione con concerti sold out e ospiti d'eccezione. Ci sono anche i controlli della polizia locale, soprattutto per coloro che accelerano un po' troppo. Ad Amelia invece una seconda opportunità, chi ha sbagliato, con i sottosegretari Del Masco e Prisco in visita a Molino Silla, che hanno parlato delle pene alternative al carcere. Hanno fatto visita dunque alla comunità incontro Ollus di Amelia. Ad Orvieto è stata scoperta una truffa online, preso di mira come detto un quarantenne. Sempre ad Orvieto linea telefonica in tilt, ancora disagi in molte frazioni. C'è la protesta con una lettera aperta del consigliere Giovannini del PD al vice sindaco Mazzi per risolvere questo problema che si trascina ormai da tempo. One Notte d'estate, ricorda Anna Magnani, a 50 anni dalla morte. L'appuntamento è stasera sempre ad Orvieto. E poi invece i danni del clima con l'allarme di Coldiretti al centro di un confronto con le aziende, in cui si parlerà anche della situazione economica generale e delle opportunità di sviluppo. Tornate fra poco, restate con noi, o meglio noi torniamo fra poco perché c'è una breve pubblicità e poi tutte le notizie dello sport nella nostra rassegna stampa.